Parliamo dei complementi. I complementi sono degli argomenti del predicato che completano o arricchiscono il significato della frase. Quindi sono degli elementi oltre il predicato e il soggetto che completano il significato oppure lo arricchiscono di particolari. Vediamo. Il cane ringhia. Frase minima. Cerchiamo il predicato. Ringhia, voce del verbo ringhiare, è una azione, quindi è un predicato verbale. Chi è che ringhia? Il cane. Il cane compie l'azione di ringhiare, quindi è un soggetto. La frase funziona? Per conto suo. Diamo però dei particolari in più. Il cane di Marco ringhia. Facciamo la domanda alla frase minima. Il cane ringhia. Il cane di chi? Di Marco. Avremo un complemento. Ma la frase può addirittura espandersi ancora di più. Il cane di Marco ringhia. A chi? Agli estranei. Altro complemento. Il cane di Marco ringhia agli estranei. Quando? Di notte. I complementi rispondono a delle domande che ci permette di capire il tipo di complementi che sono. I complementi si dividono fra necessari e non necessari. Quelli necessari aggiungono alla frase informazioni necessarie, cioè senza le quali la frase non è una frase. Ad esempio, Maria abita. Cerchiamo il predicato. Abita, voce del verbo abitare, è un'azione. Chi è che abita? Maria. Soggetto. Maria abita, da solo non significa nulla, perché la domanda è con chi oppure dove? In quella casa. In quella casa è un complemento più attributo che ci dà un'informazione necessaria per dare un senso alla frase minima. Poi ci sono complementi non necessari, che aggiungono appunto alla frase informazioni non necessarie, ma che comunque ci permettono di ampliare il significato. Maria abita in quella casa, ha un senso, funziona. Maria abita in quella casa, in fondo alla strada, ci permette di capire meglio dove è la casa. E di quale casa sto parlando? Le caratteristiche dei complementi. I complementi sono costituiti quasi sempre da un nome o un pronome. Sono introdotti quasi sempre da una preposizione. Sono dipendenti da un altro elemento della frase. Cioè il complemento dipende o dal soggetto o da un altro complemento o dal verbo stesso. Cosa vuol dire quel quasi sempre? Semplice. Che i complementi diretti sono collegati senza una preposizione. Non sono introdotti in una preposizione. I complementi indiretti sono sempre collegati, introdotti da una preposizione. I complementi avverbiali sono degli avverbi, quindi non sono né un nome né un pronome. Qui si spiega quel quasi sempre.